L'Istituto Alberghiero di Otranto torna ad aprire le sue porte al pubblico. Le domeniche del 17 e del 31 gennaio il dirigente Luigi Martano e i docenti responsabili dell'orientamento incontrano gli allievi delle scuole secondarie e le loro famiglie per illustrare le caratteristiche e la storia della scuola di Via Martire Schito. Abbiamo registrato proprio oggi, nel primo incontro, un'elevatissima presenza di genitori che hanno potuto osservare dall'interno e da vicino tutte le attività e le strutture dei laboratori di cucina, sala, bar e accoglienza turistica. Un vero successo che non soltanto testimonia l'efficacia e il livello della offerta formativa, ma anche il gradimento di cui gode l'Istituto Alberghiero nel territorio e fra i cittadini. D'altra parte, chiunque, viste le molteplici attività dell'anno in corso, sa bene quanto le competenze acquisite presso la scuola alberghiera si siano immediatamente rese spendibili sul mercato occupazionale, specialmente in un'area come questa a forte vocazione ricettiva e turistica, senza dimenticare le richieste di lavoro che giungono agli studenti impegnati negli stage in Italia e all'estero, soprattutto in Inghilterra. Agli allievi della nostra scuola sono stati proposti contratti di collaborazione già durante il periodo di tirocinio, dice il preside. L'Istituto Alberghiero consente di conseguire, insieme ad adeguate competenze professionali, una preparazione culturale approfondita, idonea sia alla prosecuzione degli studi, universitari o di formazione tecnica superiore, sia all'ingresso nel mondo del lavoro. Il diplomato ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Dai numeri, insomma, si parla chiaro alla fine, no? L'Istituto Alberghiero di Otranto è la scuola dove ci sono state più iscrizioni nell'anno che sta per terminare. Sì, questo io non so se corrisponde a verità, ma certo è che negli ultimi anni questo istituto ha recuperato terreno, si sta imponendo nello scenario nazionale ed internazionale per le competenze, perché tutto il corpo docente ci crede nel lavoro che fa e i risultati incominciano a vedersi. Grazie anche all'impegno e alla disponibilità del dirigente Luigi Martano. Si suda tanto a tempo pieno, no? 24 su 24, in continuazione promozione, progettualità, insegnamento, cioè 24 su 24 è dura. Certo, certi risultati si possono raggiungere attraverso i sacrifici, solo con questo e credendoci. E, ovviamente senza impegno, senza sudore, senza sacrifici non si raggiungono risultati. Raffaele Maggio, dopo... dopo un po' di anni poi noi ci rincontriamo, ma sempre allo stesso modo. Sì, è vero, abbiamo fatto anche delle cose molto belle a Castri, abbiamo fatto. Sei stato bravo a fare un bel CD, guarda, che lo conservo con piacere, lo conservo veramente. Quanto tempo ci perdi a fare allenamento? No, più che altro per trovare la merce, il tempo che perdo è per trovare la merce. Una volta che tengo la merce non ci metto più di tanto a fare queste cose. Diciamo che ogni composizione, un 20 minuti per composizione. Ma poi le consumiamo tutte queste opere? Ma non vengono consumate, ma vengono molto, le portano via più che altro, perché piacciono. Aprire le porte dell'alberghiero ed avere una professionalità come la tua qui disponibile a dimostrare quello che si può fare con le frutta, con la verdura. Io vedo che ci sono dei ragazzi, perché di tanto in tanto facciamo dei corsi, quindi i nostri ragazzi andando fuori, in effetti tanti premi, hanno preso tanti premi, e su questi premi che ci sono, guarda caso, ci sono le mie composizioni, quindi... Qualcosa vuol dire che qualche risultato danno. Ricordatevi di Raffaele Maggio, è unico in Salento. Beh, diciamo di sì, perché questa l'ho ideata io 40 anni fa, quindi sono nato nel Salento. Sei quasi il Pippo Baudo dell'alberghiero tu. Ma ormai
Sì, sono il Pippo Baudo dell'alberghiero. Beh, l'età è quella. Ci siamo fatti vecchietti, Però diciamo abbiamo lasciato qualcosa ai nostri ragazzi, abbiamo lasciato. Speriamo che questo continui per 100 anni, Raffaele. Grazie, lo spero. Open Day si apre proprio a 360 gradi, quando l'alberghiero decide di aprire al pubblico, beh, diventa proprio un business qua, una cosa proprio succulenta. Facciamo del nostro meglio, no? Apriamo a 360 gradi, come ha detto lei, e cerchiamo di dare il massimo e far sì che i ragazzi, ancora che non siano tanto, che non sanno ancora come orientarsi in queste scuole superiori, diciamo, no? Facciamo vedere noi il massimo e facciamo sentire il ragazzo proprio come se fosse a casa. Noi ci esprimiamo al massimo e spero che i papà e i genitori, diciamo, del piccolo che sta crescendo siano intenzionati anche loro a far iscrivere il proprio figlio in questa scuola, che per noi è il tutto, quindi diamo il massimo per questo, ecco. Però l'impegno 24 su 24, insomma, voi state sempre in continuo movimento, sì. Voi per le progettualità, voi per gli open day, ma anche per le molteplici iscrizioni, credo che sia stato l'istituto, sì, in, sì, cui le maggiori iscrizioni sono state proprio rilevate dalla sezione provinciale della scuola. È un continuo crescendo, diciamo, no? Io sono qui solo da 8 anni e da 8 anni a questa parte abbiamo solo incrementato, siamo partiti dalle 3 prime ad arrivare fino a 7 prime, per noi è un traguardo veramente molto importante e puntiamo sempre a fare di più, alle 8, alle 9 prime. Che cosa facciamo qui? Adesso Simone sta preparando dei gamberi semplicissimi, una preparazione semplicissima con una base di olio e burro, dei gamberi già puliti, sgusciati e flambati con della vodka rinforzata con liquore a 90 gradi, alcol a 90 gradi, li flambiamo e poi li mettiamo in dei piattini con insalata croccante, gamberi e semi di papavero. Ma l'alberghiero non è solo cucina, immagino. No, l'alberghiero è tutto. A partire dalla chimica, come potete vedere, abbiamo un bel laboratorio, dal ricevimento, dalla sala, dalla cucina, c'è tutto, matematica, italiano, abbiamo delle insegnanti veramente molto preparate. Noi cerchiamo di orientare i ragazzi, di fargli capire che se hanno certe passioni, tipo quello di far felice gli altri, perché il bello di questa professione qual è? Organizzare la felicità degli altri, organizzare le feste degli altri, quindi noi stiamo cercando di aiutare i ragazzi nelle loro scelte, perché hanno 14 anni, devono creare il loro progetto di vita e quindi cerchiamo di aiutarli in questa loro scelta. Quindi non si tratta di riempire aule, si tratta di orientare questi giovani verso le professioni del futuro, che sono tante, e noi offriamo la possibilità di intercettare il settore forse più bello, quello della qualità della vita, quello del viaggio, quello del turismo, e quindi diamo questi consigli utili. Non è limitato però l'alberghiero, non è limitato solamente al preparare situazioni conviviali, cene, perché l'alberghiero ha anche una sua tipologia di insegnamento, di teoria, no? Infatti stiamo mostrando ai ragazzi come sia importante, per diventare ottimi professionisti del tempo libero, imparare bene innanzitutto le lingue, e noi l'anno prossimo pensiamo di poter dare, oltre all'inglese, al francese, al portoghese, che già facciamo quest'anno, anche altre lingue loro possano imparare, tipo il tedesco, tipo il cinese, e quindi una competenza nelle lingue e poi una competenza nella storia. Ai turisti noi dobbiamo raccontare il Salento, una competenza in scienza degli alimenti, noi dobbiamo raccontare la nostra dieta mediterranea e tutta la bontà della dieta mediterranea anche sotto l'aspetto salutistico, quindi noi dobbiamo incantare i nostri turisti. Questo è il lavoro per il quale i miei professori lavorano con i ragazzi e cerchiamo di fare dei professionisti all'altezza del turismo del terzo millennio, che per il Salento sta dicendo anche che è un turismo di qualità. La tua lotta è ardua, no? Già dai
primi passi che hai mosso qui nella città dei Martiri a Otranto. Le tue attività sono veramente molto incrementate col passare del tempo, quindi vuoi dare anche un motivo a chiunque avesse voglia di iscriversi a lezione, insomma alla frequenza dell'alberghiero, e quindi motivazioni in più che non sono solo esattamente rimaste qui ad Otranto, perché tu hai sviluppato dei progetti, delle progettualità per le quali sei andato a dimostrare anche fuori quello che la nostra regione vale. Sì, sì, ottimi docenti, ottimi studenti, e quindi quando abbiamo la possibilità di fare dei concorsi internazionali, a Brescia abbiamo avuto un grandissimo primo premio in un concorso internazionale, ma anche altri concorsi tipo i campionati mondiali di matematica o le Olimpiadi d'Italiano o pochi mesi fa al Senato per il concorso Un giorno al Senato, noi abbiamo vinto 5 scuole internazionali. Tutta Italia, unico alberghiero, ha vinto il concorso per una legge sulla filiera corta e sul chilometro zero, quindi siamo stati ospiti d'onore del Senato, abbiamo fatto un'esperienza stupenda, siamo stati all'Expo come vincitori di un altro concorso che si chiama Exponi le tue idee, quindi abbiamo abituato i nostri ragazzi a dibattere con altre scuole, a difendere le loro tesi, e quindi abbiamo vinto e siamo andati a una competizione internazionale anche lì all'Expo, e quindi permetto ai miei ragazzi di cimentarsi, perché poi queste cose corroborano la loro preparazione, ma soprattutto l'autostima che devono avere per una professione che ha bisogno anche di tanta forza d'animo perché sia affrontata bene e al meglio. Open Day che si apre oggi e che continua sino a quando? Domenica 31 facciamo il bis, facciamo. Domenica 31, ma già si nota dalle presenze qui che è stato già un successo già a partire dal primo giorno, nonostante le intemperie, no? Sì, sì, nonostante il freddo e l'acqua, comunque siamo in tantissimi, ci stiamo divertendo e abbiamo fatto una buona performance, e quindi il 31 ci ripeteremo ancora meglio. Grazie al Presidente. Siamo col sindaco di questo piccolo comune del Salento che ha diverse risorse, specialmente qui all'interno dell'alberghiero, risorse umane. Sono venuti diversi ragazzi ad apprendere come si fa il turismo, come si fa la cucina. Lei è orgogliosa probabilmente dei suoi cittadini, per quello si trova qui, oppure è orgogliosa di un dirigente che è una prospettiva per la nostra regione, per il nostro luogo? Allora, io sono qui per tutti e due i motivi. Innanzitutto conosco il dirigente Luigi Martano da diversi anni, ho avuto il piacere e l'onore di averlo come anche dirigente del nostro istituto comprensivo, è nato un bel rapporto che abbiamo sempre curato e mantenuto. È una persona eccezionale ed è una grande risorsa per tutto il nostro territorio. L'alberghiero per noi è familiare perché anche mio fratello ha frequentato moltissimi anni fa l'alberghiero di Otranto, e molti miei concittadini vedo che scelgono con piacere questa scuola, un percorso che fanno veramente in maniera eccezionale, e continua non soltanto in passato, anche oggi, ad essere scelto come una scuola che possa garantirgli per loro un futuro anche lavorativo, per cui questa è una doppia soddisfazione per me. Tra l'altro in via di elaborazione, perché da quello che noi abbiamo appreso il dirigente si sta prodigando anche per ampliare i settori di apprendimento, no? Anche il settore turistico piuttosto che le lingue. Lei nel comune che rappresenta, insomma, qualche cosa del genere si è adoperata per farla, cioè per dare ai suoi cittadini qualche cosa di interessante, di nuovo? E non mi sorprende, perché il dottore Luigi Martano è un vulcano, per cui rientra nella sua normale attività, perché è sempre in esplosione, per cui le novità, è una persona che non si ferma di fronte a niente, a nessuno, e veramente riesce sempre a raggiungere l'obiettivo nel suo intento.
Noi collaboriamo molto con questo istituto e cerchiamo anche di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei ragazzi e diciamo per aiutarli anche ad superare quelle difficoltà che possano frapporsi anche nel percorso di studi. Per cui questo è un aspetto che l'istituzione deve curare e soprattutto deve seguire per evitare che i ragazzi di fronte alle difficoltà possano rinunciare a seguire un percorso di studi che gli piace e che possa garantirgli un futuro concreto. Occorre tanto la collaborazione, la cooperazione in questi periodi. È fondamentale perché l'istituzione, l'ente comune con l'istituzione scolastica insieme lavorando possono realizzare grandi progetti. Oggi non bisogna più considerare la scuola o il comune un ente a sé, ma bisogna lavorare insieme perché la cooperazione fa raggiungere veramente dei risultati formidabili. Diversamente se ognuno si arrocca nel proprio personalismo, il campanellismo e ne subisce il territorio si arretra, il territorio non ha sviluppo, per cui sì, è fondamentale. Complimenti per il suo comune, complimenti anche per la considerazione che ha insomma del futuro. Bisogna fare sicuramente squadra, bisogna lavorare insieme, oggi non possono essere realtà staccate la scuola, l'ente comune, le associazioni e i cittadini stesso, per cui se tutti lavoriamo e collaboriamo sicuramente lo sviluppo del nostro territorio e i risultati saranno quelli sperati e saranno molto migliori del passato. Lo slogan Uniti si vince? Sì. Grazie. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM, IRDM, IRDM.